Gianluca Graziosi, Bergamo batte Lago Negro 3-2. Buona la prima, buonina, come la giudichiamo? Buona, nel senso che era la tipica partita da prima di campionato. Lago Negro è venuto qua dopo il primo set, soprattutto ha rischiato tutto quello che c'era da rischiare, noi ci siamo fatti trovare letteralmente impreparati e in pratica c'è stato un momento dove in pratica facevamo il cambio palle, il break per loro, non riuscendo a capire, no, cosa serviva per portare in porto la partita da tre punti. Quindi via, siamo andati un attimo in confusione secondo e terzo set, ci sta perché siamo all'inizio, ci sono tante cose ancora da sistemare. È più un problema proprio di approccio, io credo che quest'anno tante squadre verranno a Bergamo per giocare questo tipo di pallavolo, per portare via già un punto e dobbiamo essere bravi nella gestione, ti dico, dell'errore stesso. Poi quando abbiamo capito che bisognava forse farli giocare un po' di più, no? Quindi magari rischiare un po' meno al servizio, anche noi, no? Cambiare con l'errore qualcosina in meno, poi sono riusciti terzo e quarto set tutti i valori tecnici. Guardando il bicchiere mezzo pieno, ovviamente due punti, cosa ti è piaciuto di più, visto che hai già detto cosa ti è piaciuto meno? Beh, sicuramente, no, la reazione, oggi era anche facile, no, poterla perdere questa partita, no, per come si era messa, e quindi via, positivo che comunque l'abbiamo portata in porto, ma questo era un po' quello che ci è successo anche durante il precampionato, abbiamo fatto tante partite, forse non giocando a volte, no, la nostra miglior pallavolo, però alla fine comunque troviamo sempre la strada per vincerla e quindi questo è positivo.